questione fondamentale, credo oggi, sia quella di staccare l'emigrante dalla sempre la massa, dal gruppo, dal collettivo e pensare invece alla persona. Esistono le persone. In quanto esistono le persone, ognuno può partire per motivi diversi, andare in posti diversi, incontrare paesi diversi, avere insomma una relazione intima, decidere di ritornare, di sostare per un periodo. Io credo che ormai in questo secolo non bisogna etichettare l'emigrazione appunto come o vederla con la solita prospettiva agli occhi del Novecento, ma l'emigrazione è semplicemente la possibilità degli uomini, che gli uomini si danno di viaggiare, incontrare altri luoghi, lavorare in altri luoghi, imparare nuove cose. Quindi io la vedo assolutamente intanto come una cosa che avviene. E non bisogna sempre soltanto legarla, ecco, questo voglio dire, alla miseria, al bisogno di lavorare, ma si può emigrare per mille motivi. E in fondo anche l'emigrazione del Novecento, quella che sicuramente era determinata dalla povertà, per lo più, nasconde tante altre cose più sottili e più profonde, sia sul piano sociologico che sul piano psichico. E questi miei viaggi che ho fatto, prima in Argentina, poi in Cile, poi ancora in Brasile, in qualche modo cercano di restituire questa complessità di questa identità, appunto come noi poi abbiamo creato questo archivio liquido dell'identità, cioè di questa identità che diventa liquida perché diventa in movimento, diventa un'identità stratificata dove esiste la radice ma esiste anche una frontiera, una nuova scoperta, altre cose, insomma esiste accanto alla nostalgia, esiste, si può dire usando un termine sudamericano, esiste una nostalgia del futuro, cioè esiste un sentimento di tempo aperto, perché come diceva Carlo Levi, l'emigrazione in qualche modo consegna l'uomo a un tempo aperto, dove la memoria, il ricordo, il presente e il futuro si intersecano in maniera più viva. Ecco, quindi io penso che l'emigrazione sia di fatto qualcosa di molto vitale per gli uomini, insomma. Però per la società è meglio, comunque viene più facile dare un posto ben definito alle persone che arrivano nei luoghi. Certo, perché appunto specialmente in questi tempi noi viviamo in una società di massa e quindi tutto deve essere, come dire, deve rientrare in questa logica, no? E la stampa perfino, la televisione per prima, insomma, cerca sempre di ricondurre a questa generalizzazione, a questa schematizzazione, ma appunto ripeto, la vita è più complessa, più misteriosa, le persone sono più complesse, meno male, no? Lei nei vari posti in cui è andato si è sentito straniero oppure una persona in viaggio? Ma io mi sento sempre straniero e sempre a casa mia in qualche modo, nel senso che potrei con una battuta citare Marilyn Monroe e dire che io abito nei miei film, cioè è chiaro che il mio lavoro mi porta il processo, diciamo, di sia di osservazione della realtà sia di narrazione della realtà che il documentario comporta, è un processo che da una parte ti fa entrare molto nella realtà, dall'altra insieme ti fa sentire un po' uno straniero, quindi la mia identità si muove proprio paradossalmente al confine tra l'intimità e l'estraneità, cioè io entro ed esco dal mondo. Io vorrei che non esistessero le frontiere, che ognuno si sentisse a casa sua. Considerare veramente, concepire il mondo come terra di tutti e come terra di passaggio in cui tutti passiamo poi, questo appunto fa in modo che già si comincia ad avere un atteggiamento diverso, completamente diverso, e di fatto poi ormai non si può fermare, perché le persone nascono qui, come Leonardo, questo bambino figlio di una coppia mista di un altro mio film che ho fatto su alcuni cinesi che vivono a Bari, che appunto registra la nascita di Leonardo, che è figlio di una coppia mista. Leonardo ormai nasce, cioè il mondo non si può dire sì o no, ormai è in atto tutto questo, quindi è inutile anche stare bisogna fare i conti con questo.